Allora, sono qui con SolidWorks e diciamo, io rappresento una trave soggetta a una forza sconosciuta e invece qua ho 20 newton, qui facciamo 2 millimetri, qua ho 4. A questo punto voglio trovare questa forza, naturalmente 2 per 20, 40, dunque sarà... Dovrà essere 10 per forza, ok. Però io potrei costruirla anche qui in modo grafico, come abbiamo visto, però magari per memorizzare qualcosa di più, visto che io ho già qui questi qua, ok, che sono proprio così, io potrei costruire, come si dice, l'altro. Vediamo, adesso cancello perché qui non so. Ok, l'altro triangolo da questa parte, dunque io potrei disegnare questo così, vado qua e vado qui, e poi da qui a qui, e poi mettiamo per forza questo contro questo parallelo, dobbiamo sempre metterlo. A questo punto, siccome ho il 4, questo faccio questo contro questo. Uguale, e poi naturalmente questo dovrà essere allineato, coincidente, e dunque tirerò una riga da qui, e metterò che questa contro questa è uguale. A questo punto trovo il mio 10. Diciamo che questo è più facilmente memorizzabile. Avendo il disegno, va bene, va bene. Ok, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.